Amici, proseguiamo Dead Space 3. Stavamo raggiungendo i nostri amici e scappando dagli stronzi che ci vogliono. Momento screenshot? No, però. O forse sì. Ma puttana Eva! Ma è splendido! Cioè, guardate che bello! Proprio che bello! No? Vuole farlo bene? La panoramica! Cazzo! Porca di quella puttana! Fa anche un po' schifo sotto alcuni aspetti, però. Tanta roba. Veramente tanta, tantissima roba. Mostruoso. Ora ci picchiamo. Ah no, vabbè, loro sono i soliti. Aia. Fico un cenni. No, non è possibile. Ti ringrazio perché avevi cominciato a piangere. E ora posso cercare in attesa al terminale. Dimmi che hai trovato tipo il mondo. Serve molto carino. No? Ah, ok. Vabbè, certo, devo sbloccare quella roba lì. Però sento suoni di creature. Faccio. Ok. Mi va di lasciarmi il cazzo in pace? Ok. Devo capire come muovermi. Ok. Così. Così. Va bene. Perché mi incasinavo a fare le cose in obliquo con un balzo. Piattaforma centrale. Ok. Donna. Non ho fatto tempo a leggere. Piattaforma centrale online. Attenzione. Rilevato blocco. Eliminare prima di riprendere la perforazione. Ok. Aspetta.
Sai che lo uso. Tanto è molto più movimentato, quindi mi servono entrambe le mille gemme. Ok. Sì. Mi serve una sorta specie di mite. Isaac, siamo arrivati al magazzino. Cos'è quel rumore? Una trivella gigante blocca l'uscita. Forse abbassando i livelli di sicurezza. Sarà una buona idea? Ora lo scopriamo. Ok. Aia. Ok. No. Oh merda. Ripresa funzionalità in 5, 4, 3, 2, 1. Attenzione, liberare il ponte. Aspetta. Mi stava... esplodendo il cranio. Allora. Oh no. Voi siete tipo l'ultima cosa che volevo. Ok, Ellie. Siamo diretti al magazzino. Ehi, va tutto bene? Oh, certo. Tra questo pianeta deciso a massacrarci e il tuo fidanzato che mi odia, è stato un viaggio splendido. Robert, non è così di solito. Non so perché. Facci pure scornare, ok? Uno dei due la spunterà alla fine. Trovato l'esperimento? Trovato. E? Lo vedrai di persona. Oh, bene. Mi piace Isaac, è un bel personaggio. Ok, allora. Sì, questa mi è stata un'ottima idea. Assolutamente. Tu? Cosa sei? Ah, una luce del... una luce di gioco, va bene. Ok, è stato interno. È stato un momento in... io ho premuto E. È stato un momento intenso, assolutamente. Ok. No.
Benissimo. Sono andato nel casino. Ci sono delle coperture, quindi mi attaccheranno i nemici, cioè gli umani, non mi viene il nome del personaggio. Ok, allora lì è dove devo andare, quindi qui c'è sicuramente qualcosa. Esatto. Vai. Esserci una fornace sul tetto. Se la trovo, possiamo farla ripartire. Isaac, fai attenzione lassù. Sì, attento a non farti male. Va bene. Dovrebbe essere tornato il nostro amico, ok? Potenziamenti arma, io posso, posso potenziare tutto. Sì, va bene. L'utensile inferiore, in realtà aggiungerei uno. Di cadenza di fuoco e anche un po' di danno che non fa mai male. Ah, ok, è vero, fanno col tungsteno. Sì. Cerchiamo di fargli fare quanto più danno possibile. Ok. Ah, entrambe. Ok. Ma posso che... Vabbè. Più o meno ce ne infischiamo. Perfetto. Ah, dovremmo tecnica 1 2. Ho due robottini, uno lo mandiamo qui. Va bene. E l'altro in un'altra zona. Magari qui all'interno trova qualcosa. Prima ascoltiamo. Registro personale, dottor Earl Serra. L'esperimento Nexus è... Beh, incredibile. Abbiamo estratto due esemplari quasi perfetti e gli uomini stanno lavorando incessantemente per il recupero. Stiamo scoprendo come comunicavano questi necromorfi. Sembra che l'intera specie fosse unita da un segnale telepatico, dal combattente di livello minimo agli esemplari più potenti. Ma da dove proviene il segnale? Ho intenzione di scoprirlo. Era un pazzo, bene. Nuova tuta disponibile alla postazione tuta. Allora, tuta archeologo. Questa era una... No, mi tengo... Voglio tenermi questa qui. Vediamo, sono certo di non incasinarmi fuori al freddo.
qui c'è altro. Caricatore. Dai. Vai. Mi manca la... Mi manca l'arma quella con la sega. Cioè non so come... non mi ricordo come si chiama. Perché la spara sega suona male. Da. Ah, fanculo. Non mi viene. Non mi viene. Hello. Hello. Lì c'è qualcosa? Sì. Ehi, ho trovato il generatore della fornace. Ora devo solo capire come raggiungerlo. Ricevuto. Non con tutta sta gioia anche tu. Ok. Non c'è nulla lì? Terribile notizia. Dai, io per sicurezza lo prendo. Non riesco, ma no. Vieni qua. Figlio di puttana, muori. Ah, ok, rispondo. Io. Credo di doverlo portare lì su. Ma... Ok. Non mi aspettavo tutta questa resistenza. Ah, io salgo e basta, fanculo. Non me lo porto più su quello. No. Ottimo. Guarda che forse la velocità di ricarica di questa cosa andava aumentata. Ok. Ok. Oh, ma quanti cazzo sono? Devastante. Ma mille. Tutti lì giù. Vabbè. Così muori. Ok. No. Bene. Posso un po' troppo cattivo. Però mi serve quella roba lì, allora la devo prendere da qua tu. Credo più o meno per forza, perché il campo di forza, cioè la cosa non ci arriva. No, è lì. Grande. Allora portiamola. Guarda com'è bellina. Guarda com'è bella sta scena. qui dentro.
Bene. Bene, bene. È ancora l'idea. Ok. Ho avuto per un attimo il terrore che non posso più. Ok. Ok, la fornace è attiva. Come sono le cose da. Oh. Ok. Ok, quest'arma doveva venire fabbricata molto prima da me, se non potevo. Ok, non so quante munizioni utilizza, ma non me ne frega, non me ne può fregare di meno. Isaac, stai bene? Benone. Ehi, grazie per aver sopportato Robert. Sai, di solito non è così. Norton mi considera un casinista su più fronti, ma avete bisogno di me per la missione, così eccomi qui. Per questo e poi, beh, speravo che... quello è Isaac. Grande, grandioso. Mi state facendo una chiacchierata? Ha chiamato per dire che ha acceso la fornace. Ora sta rientrando. Isaac, a presto. Isaac non è ancora finito, possiamo ancora ucciderlo. Così consiglio sottovoce. Il piano quindi è... Allora io qua. Qua c'è con uno dei mille piccoli che abbiamo. Bene. E poi... C'è qualcosa che non va nel meccanismo? Sì, credo sia congelato. Forse potrei sbloccarlo regolando la pressione nelle condutture. Aspetta. Ok. No. No. Non capisco quello che devo fare io. Ah, ma si accendevano in ordine. Ora un po' lo fanculo. Ok. Uno. Quattro. Due. Bene. Beh, il nostro lavoro è finito. Oh, credo che abbia funzionato. Non credo anch'io. Sì, la temperatura interna sta aumentando e le buone notizie non sono finite. Quali sono? Raggiungi il posto di sorveglianza. Ti spiegherò strada facendo. I necromorfi fungono da tramite per i segnali dei marchi. I ricercatori hanno creato un sensore per rintracciarne l'origine, arrivando alla macchina. E dov'è il sensore? Distrutto, temo, ma ho trovato i progetti per costruirne un altro. So già come andrà a finire. Lo sappiamo anche noi. Dovremmo farci il culo, Isaac, dai. Ormai l'andazzo è questo, da tre giochi. Ci ho fatto l'abitudine. Vai. Dove sta?
Ciao. Questo è il progetto di cui parlavo prima. Non vedo i componenti necessari per costruire questo sensore. C'è un altro magazzino di ricerca dall'altra parte del piano. Ecco lo schermo. Che ne dici? Hanno modificato un'aguglia della telemetria. Non ho idea di come funzioni, ma con i pezzi necessari potrei costruirne una. Dov'è l'altro magazzino? Inserirò le coordinate del rig. Molto probabilmente sarà tutto chiuso. Ecco, ho trovato questi codici di accesso. Ci hanno fatto entrare qui. Funzioneranno anche con gli altri edifici. Beh, lo scopriremo. Da presto. Spero di riuscire a raccogliere dati sufficienti a... Che ci fai ancora qui? Vai pure. Vabbè, volevo fare due chiacchiere. No. Niente chiacchiere, vabbè. Tutti trattano male il problema. Ok, Jenny, ho una domanda. Diciamo che questo stupido esperimento funziona e che trovate la macchina. E poi, per caso avete qualche idea di come spegnerla? Beh, l'ammiraglio Graves ha parlato di un codex. Ha detto che era la chiave per controllare la macchina. Sì, sono riuscita a decifrare molte note del dottor Serrano. E lui parla di qualcuno di nome Rosetta. Sembra sia fondamentale per creare la chiave. Ma vi sentite? Nessuno di voi ne sa più di me in merito a questa stronzata. Se trovo i pezzi per creare un sensore, possiamo trovare la macchina. Poi penseremo alla storia del codex. Incredibile. Colpo di schiena, Robert è tra i cattivi. Ci starebbe, più o meno. All'inizio ci chiamano perché vuole occupare la sua fidanzata. Poi quando vede che tutti stiamo facendo troppo, dice no, guardate, non facciamolo. Curvo. Loro un po' meno. Ma qualcuno può sgozzarsi così proprio? Cioè. Mi sembra non necessario, ecco. Magari sbaglio. Robot. Mi sembra. Dimmi un po'. Va bene. Possiamo. Ok. Mentre invece per questo l'abbiamo già preso tutto. Creiamo delle munizioni magari. 3 pacchi di munizioni dovrebbero andare benino. Quindi mi trovo molto bene con il fucile impulsi. Quindi potrei tipo utilizzare quello per tutto il gioco. Dove tipo... Però va bene così. E lo... Cosa... Dove dobbiamo andare? Questa cosa è bellissima. La troia. È veramente splendido. Cioè questa immagine... Ciao. Questa immagine letteralmente vale il gioco. Perché... Guardate, magari poi l'impatto. Qui faccio tipo quel passetto in più. Così. Per fare... Visivamente non mi stancherò mai di dirlo. Questo gioco c'ha 10 anni. Ha 10 anni. Quasi 11. Cavacca. Veramente. I miei più sinceri complimenti. I miei più sinceri complimenti.
tu la sei. Ovviamente dobbiamo andare a inseguirlo, che se no Isaac non si diverte. Hai trovato un text log? Vabbè. Da Lanley Ahmad. Oggi si è verificato un grande imprevisto nell'operazione di espansione della struttura 1. Il ghiacciaio è frenato portando con sé 23 uomini, 2 trattori e 3 strutture in costruzione. Erano state eseguite delle rilevazioni iniziali mediante sonde telematiche come da protocollo, ma non sono state in grado di evidenziare la massa di ghiaccio instabile. La perdita di rifornimenti e forza lavoro potrebbe seriamente compromettere il programma della spedizione. Non è tra le cose più belle da leggere. Bene. Bel salvataggio in corso? No? Anzi no, mi regali del casino. Va bene, dai. Qui le nostre storie si dividono. Ci vediamo nella prossima parte.